volevamo vedere i loro volti e le loro espressioni. Vedere questo fermento nella scuola è stato bellissimo. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco, Maria José Abilitato, per i risultati raggiunti dagli studenti con il piano estate, voluto dal Ministero con l'intento di realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per favorire l'aggregazione e la socializzazione degli studenti a seguito della pandemia. I bambini si sono divertiti, sono stati sciolti e noi non volevamo uno spettacolo, noi volevamo vedere, anche io, no? Volevamo vedere i loro volti, le loro espressioni. E ci siamo davvero, abbiamo provato piacere per questa loro modalità sciolta. La finalità del progetto Torniamo Insieme è stata quella di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si sono verificate nel corso di lunghi e difficili mesi. La scuola ha accolto un gruppo di più di 40 tra alunni ed alunne di classi dalla prima alla quinta di scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria di primo grado. I docenti hanno dato il massimo, sono stati bene e hanno fatto stare bene i nostri giovani, i nostri ragazzi. Si tratta di docenti esperti, di docenti competenti, di esperti. Per le 4 settimane di luglio i ragazzi divisi in gruppi di livello sono stati impegnati da lunedì al venerdì in attività diurne di tennis, pallavolo, danza moderna, coro, teatro di strada, arti espressive e scienze. Complimenti a voi esperti perché davvero siete riusciti con in maniera molto soffice, molto garbata, ecco, anche perché si impara divertendosi. Io mi sono divertita perché anche le mamme mi sono divertita perché avere questo fermento nella scuola è bellissimo. Naturalmente è la prima esperienza, il piano estate, voi sapete che nasce proprio come risposta ad un momento di chiusura a cui la pandemia ci ha obbligati. Grande entusiasmo anche da parte delle famiglie che hanno condiviso la gioia e il divertimento dei loro figli nei due momenti di lezione eventi che si sono tenuti venerdì 16 e giovedì 29 luglio. Le sfide si giocano nei momenti più difficili, ha concluso la dirigente, confermando di voler pianificare simili attività anche per il prossimo anno scolastico. Le scommesse e le sfide si giocano nei momenti più difficili. Questo è un momento difficile e allora dove noi adulti dobbiamo reagire perché abbiamo la loro responsabilità. E a me questo fa piacere perché trovo energie anch'io. Solamente se collaboriamo, se rimaniamo vicini, accanto, comprendendoci, facendo proposte nei momenti opportuni, nei luoghi dove è necessario, noi daremo anche nei momenti difficili il nostro meglio. E il nostro meglio equivale a garantire il meglio a loro, ciò di cui hanno diritto. Non stiamo regalando niente. Grazie, grazie.